Si è inaugurata il 21 luglio nel lago italiano di Gerosa, situato nella regione Marche, in provincia di Ascoli Piceno, una nuova idrosuperficie dedicata all'approdo di idrovolanti. Si tratta di un altro passo avanti del progetto Fly to Italy, una sorta di ideale autostrada del cielo che offrirà una serie di approdi organizzati per chi proviene in volo dai paesi del nord Europa. Le altre località che si stanno organizzando per questa offerta avioturistica sono Costa Volpino al lago di Iseo in Lombardia, il lago di Caccamo nelle Marche e Gallipoli in Puglia. I principali obiettivi delle amministrazioni locali del lago di Gerosa sono promuovere questo scalo come punto di riferimento nel centro Italia per idrovolanti in transito da nord a sud, garantendo al territorio un incoming turistico di qualità. Come potenziale scalo per collegare l'Italia alle decine di idrosuperfici disponibili in Croazia, come meta turistica con spettacolari attrattive e come luogo specializzato per chi desidera cimentarsi nel volo idro. È infatti prevista la realizzazione di una scuola di volo in un suggestivo edificio a ridosso del lago che intende offrire ai piloti di tutta Europa la possibilità di acquisire in determinati periodi di studio le abilitazioni necessarie per questo particolare tipo di pilotaggio. L'idrosuperficie di Gerosa, ufficialmente in regola con le normative italiane di ENAC, è ora abilitata ad ospitare idrovolanti e da breve è prevista la realizzazione di pontili e attracchi per mettere in sicurezza velivoli ed equipaggi, assicurando loro un servizio di mobilità sul territorio. Ascoltiamo le testimonianze dei protagonisti che hanno dato vita a questa nuova e importante realtà dell'aviazione leggera europea. Iniziamo questa meravigliosa avventura, ovvero utilizziamo una bellezza della natura come il lago di Gerosa per far atterrare gli idrovolanti nei Monti Sibillini. Vediamo di valorizzare quello che noi possiamo dare a livello turistico, a livello di paesaggio, a livello di storia con i nostri borghi e con le nostre enogastronomie. Speriamo che inizi veramente un grande percorso. Oggi la giornata è stata meravigliosa, più di 4.000 persone erano lungo tutto il perimetro del lago di Gerosa. Questo progetto dovrebbe portare qualcosa di importante anche a livello economico, perché ci sono delle aziende interessate a sviluppare dei progetti su questo comprensorio proprio sugli idrovolanti. Perciò ecco, oggi più che mai valorizzare la natura, quello che la natura ci dà, e questi meravigliosi posti serve anche a trovare un'economia per i nostri giovani e per il futuro. Portare in queste zone magnifiche degli idrovolanti, era un'idea, sembrava un po' bizzarra. Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto anche dei percorsi importanti portando la conoscenza di questo territorio anche in Germania e siamo arrivati alla giornata di oggi. Noi siamo convinti che questo nostro territorio ha tutte le caratteristiche, le possibilità per poter essere adeguatamente valorizzato. In una zona veramente eccellente, veramente straordinaria, dove tutto parla di natura, oggi abbiamo portato una macchia di colore straordinaria. Dico straordinaria perché vorrei trovare un aggettivo più grande, ma non lo trovo. Quindi sono felice, sono emozionato. Si compie il primo ciclo, l'apertura di un discorso con Gerosa. Gerosa è al centro d'Italia. Gerosa rispecchia la volontà creativa di tutti quelli che erano qui oggi, la volontà di vivere all'aperto, di vivere bene, in una concezione olistica della vita. Quella di oggi è sicuramente un'espressione di alta qualità della vita. Ho visto volti sorridenti, ho visto persone entusiaste di essere qui per una motivazione, quella di incontrarsi e quella di vedere delle cose straordinarie. Ma lo straordinario può diventare ordinario. Noi stiamo cercando di congiungere, di coniugare questa zona all'altra parte dell'Adriatico, per cominciare, all'Europa, no? L'Europa è piena di siti eccellenti, in Italia ne siamo strabordanti, tant'è che neanche li curiamo più, tant'è che ci sembra tutto normale, ma non è normale. Sono qui oggi in ruolo di rappresentante dell'aeroporto di Zara, per mandato del direttore Josip Klismanić, il quale ha ben visto questo tipo di iniziative, perché sempre per la promozione turistica le nostre terre sono terre vicine che condividono una stessa area, il mare Adriatico, un mare che ci unisce, non divide, per cui iniziative di questo tipo sono anche ben viste in Croazia, perché come sapete bene è una meta importante turistica, però bisogna ancora di fare e di sviluppare su un modello anche di turismo, di avionturismo come questo. E come le è sembrata la giornata di oggi?
Molto bella, tantissima gente, non me l'aspettavo in un posto in mezzo alle montagne a vedere veramente tante persone, tutti entusiasti, sapendo con tanti sacrifici che ci sono voluti a fare un evento come questo, che è un lavoro di molto impegno e sacrificio di diverse persone, anche istituzioni. L'aviazione marittima italiana, comunque già impegnata da novembre dell'anno scorso su questi nuovi progetti, uno è l'radioturismo, dove tra l'altro Fly to Italy è nata proprio a Gallipoli, dove vede naturalmente il nord, il centro e il sud impegnato sulla promozione dell'avioturismo. L'aviazione marittima italiana è anche impegnata attraverso la scuola italiana volo per quanto riguarda l'addestramento di nuovi piloti e quindi l'abilitazione al volo idro, ed è impegnata anche sulle sinergie che con le istituzioni abbiamo creato, come in questo caso sul lago di Gerosa, a far diventare questo lago, che fino a ieri insomma di attività non ce n'erano, di aprire un nuovo capitolo, una nuova attività sul volo idro ludico sportivo, e quindi insediare una scuola di volo, di pilotaggio, con l'aiuto e l'ausilio di tutti i piloti qui presenti, ognuno con la sua propria disciplina e la sua specializzazione, e quindi andare avanti con questa mission. E abbiamo avuto l'onore di ammarare con i nostri idrovolanti, in tutta la storia dell'uomo, i primi idrovolanti che allagano nel lago di Gerosa, un evento bellissimo. Qui il posto è veramente magnifico e penso che si possa fare del buon avioturismo anche qui in questa zona. Dal lago di Seo cosa sta succedendo? Abbiamo una realtà turistica importante, abbiamo un trend di crescita a due cifre, anche quest'anno siamo intorno al 21% di crescita di presenze turistiche, quindi un bacino di grande importanza. Grande importanza anche perché con il progetto Fly to Italy è la porta d'ingresso per i turisti stranieri, in particolare i tedeschi, in Italia. Per questo motivo il 25 luglio di questo mese saremo sul lago di Costanza a promuovere l'avioturismo e a invitare gli avioturisti tedeschi prima sul lago di Seo e poi qui a Gerosa magari. Una battuta sul lago di Gerosa. Ma è bello, noi siamo montanari, siamo abituati a vedere laghi di questo tipo, perciò è nel nostro DNA vedere questi spettacoli, sicuramente è una grande opportunità. Noi abbiamo già sperimentato sul lago di Seo il turismo avio con gli idrovolanti e abbiamo visto che la gente lo apprezza, cioè i piloti vengono da tutta Europa per poter ammarare in questo lago, e credo che anche sul lago di Gerosa, che ha delle caratteristiche molto belle, lo possa fare. Complimenti per il posto, perché è veramente meraviglioso, soprattutto anche l'accoglienza delle persone che ci abitano. È entusiasta di questo posto, veramente meraviglioso, bella gente, si mangia veramente bene, si sta bene, posto bellissimo. Andiamo avanti, abbiamo cominciato oggi, mille personaggi, mille promesse, politici, c'era di tutto. Tutti entusiasti. Domani vedremo se era vero. Siamo pronti ancora a raccogliere tutto. Grazie.